partenza sarà per 400-500 metri. Poi basta. Chiamando di vista. Everything changes. Diciamo bene, è andata come l'anno scorso, quindi sono partito praticamente sulla prima salita. Marco mi è rientrato subito in discesa, oggi andava molto più forte di me appunto sulle discese. Io avevo un po' di problemi con la guida, era un po' troppo secco, però dai, è andata bene. Alla fine sull'ultima salita abbiamo visto arrivare Armi, abbiamo fatto un piccolo errore di percorso e lui ci stava tornando sotto, io sono partito a tutta e ho vinto, dai, è andata bene. Marco D'Agostino, in seconda posizione. Allora, questa seconda posizione, com'è andata? Raccontaci. Allora, sulla prima salita si è fatta forte, è partito Pavarin, io ho bloccato un po' il gruppetto, in discesa sono rientrato e abbiamo fatto tutta la gara insieme. Poi qui a neanche un chilometro dall'arrivo c'era una freccia che non ho visto, sono andato dritto e Pavarin mi ha seguito, è riuscito a rientrare prima di me nel percorso, ma alla fine comunque abbiamo vinto doppietta. Armin Dalvai, si tocca la maglia, sarà contento presidente. Posizione comunque è un ottimo posto, giusto? Sì, veramente inaspettato. Anche vedendo la gente che partiva qua mi sono detto se qua vai le 10 è più che bene. E poi però era quasi obbligatorio venire, ho visto il lavoro che hanno fatto qua per rendere possibile di passare sul tracciato, come su da noi che vari passi adesso fanno una gara anche lì, stessa roba, tutto distrutto, hanno pulito tutto come qua e per quello essere presente è quasi un obbligo.
Con Gianluca Franzoni, l'organizzatore di questa Sopra Zocco Bike 2019. Allora, siamo all'arrivo di questa bellissima manifestazione, un resoconto. Allora, sembra che stia andando tutto bene, purtroppo c'è stata qualche caduta, qualcuno è andato all'ospedale ma non serve niente di grave, mari per accertamenti. Purtroppo il terreno è molto scivoloso, molto scassato. Ecco, anche la gente cade in discesa, però tutto sommato sta andando bene. Hanno vinto i ragazzi del team Bottecchia, che sono anche abbastanza affezionato a questi ragazzi, e mi fa anche piacere personale che abbiano vinto Pavarini e anche Marco D'Agostino II. Poi per il resto, dai, l'anno scorso eravamo qua a fare interviste, eravamo sotto l'ombrellone a prendere un sacco di acqua. Oggi almeno la giornata è bella ed è importante. Adesso aspettiamo anche gli altri e poi festeggeremo con lo spiedo tutti insieme. Il percorso, spiega un attimino. Il percorso, sì. Perché per chi non lo sapesse è un percorso che gira qua tra la Val Tennesi e la Val Sabbia, è di circa 45 km, 1300 metri di dislivello, però tutto un su e giù, non ci sono salite importanti né discese importanti. Molti la chiamano cross country lunga, noi per terminologia di chilometri e tempo percorso per fare la gara si definisce gran fondo, però in realtà è come se fosse veramente una cross country lunga. Infatti ho visto che anche i primi sono arrivati abbastanza provati da questa gara, perché arrivi in fondo e sei veramente stanco.